siamo nella fase conclusiva del progetto Non Solo Anziani. È un progetto che si è rivelato straordinario per la partecipazione e la presenza non solo degli anziani ospiti del Centro Primavera, ma anche la presenza di tutte queste associazioni, 6 associazioni, il Comune di San Benedetto del Tronto, la ASUR, il sindacato pensionati, che ci hanno dato una mano straordinaria nella sua realizzazione. Questo progetto Non Solo Anziani, la cooperativa La Picena lo ha presentato alla Fondazione Cassa di Risparmio. La Fondazione Cassa di Risparmio, che ha mostrato una straordinaria sensibilità nei confronti delle problematiche degli anziani, non solo quelli ospiti del Centro Primavera, ma anche quelli presenti ultra 65 anni nella città di San Benedetto del Tronto. Che cosa abbiamo fatto? La Fondazione ce lo ha finanziato e quindi ce lo ha approvato e quindi finanziato. Con queste risorse che la Fondazione ci ha messo a disposizione, siamo riusciti a coinvolgere in modo totale, facendo una serie di iniziative che si sono rivelate tutte molto positive ai fini dell'inserimento degli anziani nel contesto, ai fini del loro miglioramento delle capacità fisiche e nel miglioramento anche delle capacità psichiche, facendoli diventare protagonisti di tutta una serie di attività interne. Ma quello che noi abbiamo apprezzato è come la sensibilità dimostrata dalla Fondazione Cassa di Risparmio rispetto a queste problematiche è riuscita a far sì che la disponibilità finanziaria che ci ha messo a disposizione abbia avuto dei risultati eccellenti. Di questo noi non solo siamo grati, ma riteniamo che gli obiettivi che la Fondazione si sia data nell'intervenire in questi settori siano obiettivi sicuramente producenti e positivi. Noi riteniamo che questi risultati ci diano speranze, perché siamo riusciti a trasformare il Centro Sociale Primavera, che è a casa di riposo, una residenza protetta, dove gli anziani potevano correre il rischio di rimanere qui all'interno aspettando, il loro fine vita. Siamo riusciti a creare un ambiente rivitalizzato in cui tutti, naturalmente tutti quelli che erano nelle condizioni di poter diventare protagonisti e essersi proposti al centro dell'attenzione dei propri amici e dei propri compagni interni. Questo è servito anche a migliorare le relazioni interpersonali, nel senso che quando si sta in una casa di riposo si tende a chiudersi nella propria malattia, nella propria difficoltà anche fisica di stare nell'ambiente in cui si vive. Invece noi con questi progetti siamo riusciti a tirarli fuori da questa condizione. Quindi, a conclusione, non possiamo che ringraziare tutti quelli che sono stati coinvolti e hanno partecipato al raggiungimento di questi ottimi risultati. Non ultima la direttrice del Centro Primavera, Nicoletta Marinangeli. Voglio quindi ringraziare tutte le associazioni, questa importante rete che siamo riusciti a mettere insieme, l'associazione Iris Insieme a Te, l'associazione Sinestesie, l'AVUS, l'associazione CHAP, l'associazione Sulle Ali dell'Amore, l'Università della Terza Età, l'associazione Antoniane 20, il Comitato di Quartiere Sant'Antonio, l'ASUR, che ci ha dato anche una mano, e non ultimo il Comune di San Benedetto del Tronto. Naturalmente nella persona del sindaco, sicuramente il sindaco Piundi, la persona dell'assessore ai servizi sociali Carboni Emanuela,
che ci è stata sempre vicina nella realizzazione del progetto, e un particolare, straordinario, sentito ringraziamento alla Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno, nelle persone del Presidente dottor Angelo Galeati e del Vicepresidente dottor Raniero Viviani, che ringraziamo ancora una volta sentitamente. Sono Antonia Quatticelli, Presidente dell'Associazione Iris Insieme a Te, Onlus, di San Benedetto del Tronto. La nostra associazione è nata nel 2014 ed è stata costituita prevalentemente da familiari di persone malate di demenza. Lo scopo quindi dell'associazione è quello di aiutare e sostenere prevalentemente i familiari nel loro compito di assistenza al parente malato. Dell'associazione fanno parte anche molti operatori del settore, medici, infermieri, assistenti sociali, e questo fa sì che l'obiettivo dell'associazione venga sempre tenuto attentamente sotto osservazione e destinato allo scopo precipuo. Come partner siamo stati coinvolti nel progetto Non Solo Anziani, che si è svolto presso il Centro Primavera. Questo progetto è stato finanziato dalla Fondazione Carisap e ha visto molti protagonisti. L'associazione Sinestesie è un nostro partner privilegiato, perché anche con l'associazione Iris, appunto, ha svolto molte attività nella nostra sede oppure in strutture residenziali. Crediamo fermamente in questi progetti, soprattutto insieme appunto all'associazione Sinestesie, perché il movimento, la musica, le arti terapie e ora anche la scienza ci dice che possono aiutare, hanno un fondamento in un aiuto significativo, non nella cura, ma nell'aiutare, nel migliorare la qualità della vita delle persone malate. Quindi l'evento, lo spettacolo al quale abbiamo assistito questa sera, credo che sia stato per tutti una conferma. Noi crediamo in queste attività e intendiamo, per quanto ci è possibile, poterle continuare, e perché gli anziani possono essere ancora a pieno titolo protagonisti della loro vita, ma anche della vita sociale, perché hanno animato oggi pomeriggio una serata che è stata piacevole per tutti, non solo per loro ma anche per chi ha assistito. È stata una serata di emozione che ci hanno regalato in una maniera piena e commovente. Spagnola bella, sono Antonella Crivellaro dell'Associazione Culturale Sinestesie, sono una musicoterapista e ho iniziato il progetto qui al Centro Sociale Primavera a febbraio 2018. È stato un progetto che ci rende molto orgogliosi, perché ha coinvolto un grande numero di ospiti e praticamente si è concluso oggi con un saggio in integrazione con la danza terapia. C'è stata una prima fase di conoscenza con gli ospiti e il lavoro si è svolto andando a toccare la voce, il canto e anche l'uso degli strumenti e anche l'ascolto musicale. La musicoterapia utilizza proprio tutti gli elementi della musica e per entrare proprio in relazione e in comunicazione con le persone. Diciamo che in questo caso è stato molto semplice, perché gli ospiti sono molto, molto interattivi e propositivi.
attraverso, ad esempio, la ricerca di alcune musiche da loro proposte, proprio si è andato poi a toccare, a ripercorrere, una memoria non solo personale ma anche culturale. E poi, attraverso l'uso degli strumenti c'è stata tutta una parte che va a toccare anche la riabilitazione, perché immaginate un anziano che riesce a prendere un battente e a suonare, non solo, si tocca un aspetto musicale, no? Di tenere il tempo, il ritmo della musica, ma c'è anche una prensione, per esempio con le mani. E quindi, insomma, ci sono diversi aspetti che vanno considerati, che sicuramente portano beneficio e migliorano la qualità della vita delle persone. Inoltre, diciamo, con il saggio finale, gli ospiti possono essere ancora protagonisti della propria vita, c'è un pubblico e questo è importante perché comunque loro in qualche modo riescono a rientrare nella società, riescono ad essere protagonisti e a far vedere che sono ancora utili, insomma, loro ci tengono molto a questo aspetto, a sentirsi utili, no? Quindi a poter raccontare della propria vita, poter essere degli esempi, e quindi questo è quello che accade, insomma. Sono Erika Matucci dell'associazione Sinestesie, sono una danza movimento terapeuta. Ho svolto il laboratorio di danza movimento terapia all'interno del progetto Non Solo Anziani, un progetto che si è svolto per un anno abbondante, con cadenza settimanale, quindi incontri settimanali. Che cos'è la danza movimento terapia? È un metodo, è un approccio specifico mirato a migliorare le qualità psicofisiche delle persone, dei soggetti ospiti del centro diurno Primavera. È un approccio prettamente non verbale, quindi si utilizza il movimento, il corpo, attraverso la musica e attraverso anche l'utilizzo di diversi materiali, quali stoffe, piume, palloncini. E questo perché si ha l'obiettivo di andare a stimolare la propriocezione sensoriale e a mantenere le capacità residue delle persone, dei soggetti anziani. È stato un progetto entusiasmante e commovente, con degli incontri speciali, che hanno comunque arricchito anche la mia professione, le mie esperienze professionali. No, ma Allora, anche come hanno iniziato. A me è piaciuto subito dal primo giorno. Sì, molto affabili, molto pazientose perché c'avevano una pazienza. No. Certo. Ma anche perché mi facevano ricordare subito dai primi momenti che parlava la ragazza, gli anni passati, capito? Siccome io, adesso diciamolo così, di notte quando non dormo, la mia mente va a quello che ho fatto, a quello che ho passato quando ero giovane, ma soprattutto mi ripeto le poesie, le canzoni, i posti, tutto con la mente. Quando non riesco a dormire faccio sempre lavorare la mente, e sono poco piano piano mi addormento. Quando sono arrivata qua, che purtroppo sono venuta perché ho voluto io, non mi ci ha mandato nessuno, perché qua dicono mamma ha mandato il figlio, ma ha mandato. Infatti, quello è brutto, Quella c'è quello la forse è coerenza. brutto per tanti Invece io, vecchi. siccome ero già 15 anni che ero sola, perché io sono arrivata qui a San Benedetto nel 98, a agosto, mio marito si è ammalato a novembre sempre del 98 e nel 99 dicembre è morto, perché qua il sole le ha sviluppato prima il tumore che aveva al polmone. Da quando l'hanno trovato questo tumore è campato 13 anni, poi 13 mesi, che il dottore ad ancora aveva detto 6 mesi, ma siccome era ancora forte come fisico, mangiava, ecco, non è mai stato malato. L'unica volta che ha fatto un'influenza e un'altra volta perché è andato a funghi, ha pestato un alveare che si è riempito la testa di bozzoli. Il dottore ha detto, questo se non avesse avuto il cuore forte sarebbe già morto. Io vengo di Firmo, mio marito veniva invece di Montegallo e allora ci sposammo e di Ascoli, perché lui lavorava a Ascoli, era un politico, mio marito, mandò a San Benedetto, alla CGIL, lì dentro e così. Poi dopo io mi sono messa a fare la giornalaia.
Ho fatto 30 anni a giornalaia, via di Gaspari. Vendevi giornali, ridicola? Ridicola, beh, ridicola. 30 anni. E mio marito invece ha fatto la sua area politica, perché è stato alla provincia, alla regione, deputato, tante cose. Ho trovato un centro sociale culturale. Beh, per curiosità, solo per curiosità sono entrata e in giro mi sono guardata e ho trovato tanta gente che come me cercavano amicizia di per di e sci con comprensione e tanta allegria, il tempo passa in buona compagnia con tutti voi. E viva i centri anziani, e viva il centro primavera!